È stata inaugurata sabato 2 luglio nel castello medievale di Massafra la mostra Pare Idolia, guardare oltre ciò che appare, dell'artista salentino Carlo Toma. Salve, sono Carlo Toma, autore della mostra Pare Idolia, guardare oltre ciò che appare, una magia per tutti e per tutte le età. Ringrazio il comune di Massafra per aver ospitato la mostra itinerante nell'atrio del castello medievale. Un ringraziamento va al sindaco Fabrizio Quarto per la calorosa accoglienza e ringrazio il vice sindaco Domenico Lasigna per la sua grande disponibilità. Un grazie infinite va alla presidenza del Consiglio regionale della Puglia e alla presidente Loredana Capone per aver sostenuto interamente il progetto Pare Idolia. Quante volte vi siete fermati a guardare una nuvola, cercando di scoprire i profili di un animale, i contorni di un volto? Questo fenomeno istintivo è noto con il nome di pareidolia. Io ho utilizzato semplicemente uno smartphone realizzando gli scatti fotografici su particolari di tronco di ulivo secolare. Poi ho coinvolto fumettisti, illustratori, disegnatori che li hanno ricreati artisticamente. Nasce così Pareidolia, un libro e una mostra magica per tutti e per tutte le età. Vi auguro buona passeggiata giocosa fra gli ulivi secolari della Puglia. Sì, oggi parte questa mostra, Pareidolia, che è una mostra finanziata che diciamo, vede la sua nascita grazie al contributo della Regione Puglia ed è una mostra itinerante di questo artista Carlo Toma che ha raffigurato, è un fotografo, ha raffigurato dei tronchi di ulivo. Diciamo molto particolari. La ospitiamo dal 2 luglio fino al 14 luglio, è una mostra itinerante, quindi sta girando tutta la Puglia e come diciamo, c'è stata la possibilità di ospitarla qui a Massafra, abbiamo colto subito questa occasione e ci ho tenuto tantissimo a farla qui al castello, nell'atrio del castello, insomma, che è uno spazio che si presta bene e va anche rivitalizzato in una nuova funzione, questa diciamo di mostra. Ed è una mostra, ripeto, molto particolare, proprio dal nome Pareidolia, perché rappresenta questi tronchi di ulivo, che quindi è una mostra secondo me monumentale, perché l'ulivo sono i monumenti per eccellenza della nostra regione e quindi hanno, perché ci rappresentano, sono identitari, hanno proprio radici profonde che raccontano anni, secoli di storia della nostra regione e quindi c'è anche un aspetto di promozione del territorio. In più c'è questa cosa molto carina e particolare, proprio dal nome Pareidolia, cioè il fatto che guardando queste foto, guardando questi pezzi di tronchi di ulivo, l'artista ci invita a vedere immagini, a immaginare forme, volti, un po' come facevamo da bambini quando guardando le nuvole ci immaginavamo delle forme e davamo un po', il senso a queste forme. Un po' quello che poi è il meccanismo che scatta nel nostro cervello quando guardiamo queste forme che non riusciamo a dare una identificazione e quindi c'è uno sforzo del cervello a immaginare che cosa stiamo vedendo. E allora, inquadrando un codice, un QR code, c'è un collegamento dove guardando il tronco di ulivo c'è un collegamento a un'immagine, a un'opera che è stata realizzata da un altro artista e quindi c'è questo parallelismo tra il tronco di ulivo e le immagini. Ma il Consiglio regionale ha avuto l'idea di realizzare attraverso le fotografie di questi tronchi di ulivo storici che richiamano delle immagini e di metterli nelle condizioni di girare la Puglia attraverso l'iniziativa di alcuni comuni. Il comune di Massafra ha
ha voluto aderire a questa iniziativa e oggi queste fotografie e questa esperienza, che è un'esperienza culturale, conoscitiva e di promozione del territorio, è a disposizione dei massafresi, dei visitatori e dei turisti in questa parte del centro storico. Il Comune di Massafra sta puntando molto sulla promozione del territorio e qui il richiamo è a una delle radici storiche della nostra tradizione, della nostra terra, qual è appunto l'ulivo con i suoi tronchi monumentali che richiamano anche delle figure. C'è un'esperienza conoscitiva attraverso il QR code che di fatto fa vedere quali sono le immagini a cui i tronchi richiamano. Beh, nell'idea dell'amministrazione, in continuità con quanto si è fatto precedentemente, certamente questo dovrà diventare un grande contenitore culturale. E, diciamo che noi stiamo cercando di valorizzarlo sotto questo profilo, cercando di ubicare qui tutte le iniziative culturali possibili, compresa questa mostra, che è una mostra itinerante regionale che espone appunto questi quadri con un significato molto particolare, perché deve passare l'idea della piena fruibilità di questo luogo. È chiaro che in questo momento il castello è ancora oggetto di progettazione, sono arrivati una serie di finanziamenti importanti da diverse fonti di finanziamento e pertanto si procederà molto presto con la messa in sicurezza innanzitutto e poi il ripristino, ma anche la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di questo nuovo luogo, perché si possa poi prestare a tutte quelle che sono le iniziative culturali che possono comunque essere attivate nel nostro comune, nella nostra comunità, e quindi essere pienamente fruibile da parte della collettività e restituire un bene alla comunità.